Dollari al barile. Ancora eh, dati e una fotografia che arriva dallo Svimez eh, che riguarda soprattutto l'Italia del Sud. Negli ultimi 16 anni hanno lasciato in Sud Italia 1.883.000 residenti, la metà giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati, il 16% dei quali si è trasferito all'estero, quasi 800.000 non sono tornati. E quanto emerge dalle anticipazioni al rapporto annuale redatto dall'Associazione? per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno, lo Svimez appunto, dalla fotografia emerge poi il rischio di un forte rallentamento dell'economia meridionale nel 2019 quando la crescita del PIL sarà pari a più 1,2% nel centro nord e più 0,7% al sud. Nel 2017 il sud ha proseguito la lenta ripresa ma senza politiche adeguate rischia di frenare, mette in guardia eh, l'Istituto con un dimezzamento del tasso di sviluppo nel giro di due anni, dice appunto il rapporto, l'analisi mette poi in rilievo che il numero di famiglie regionale con tutti i componenti in cerca di occupazione è raddoppiato tra il 2010 e il 2018 da 362.000 a 600.000 contro un dato di 470.000 nel centro-nord, si parla quindi di sacca di crescente emarginazione e degrado sociale che scontano anche la debolezza dei servizi pubblici nelle aree periferiche. Il documento definisce preoccupante la crescita del fenomeno dei working in poor, ovvero del lavoro a bassa retribuzione dovuto a complessiva dequalificazione delle occupazioni e all'esplosione del part-time in volontario e passiamo alle